sto schifo. Lampioni, dobbiamo mettere lampioni. Guarda che schifo! Ce l'ho con verde. Che cosa succede? Te l'ho detto, è inquinata. Come? Ho appena controllato, e anche il fiume è inquinato. L'ho visto anch'io. Beh, hai trovato la fonte? Ci ho provato, ma viene da sopra le cascate di Bassanio e l'ascensore che porta lassù è rotto da diversi anni. Arlo, scopri che cosa sta succedendo. Il fiume Porzia è la nostra fonte d'acqua. Non voglio che il nostro popolo si ammali. Capito, assegnerò subito un incarico a un costruttore per riparare l'ascensore. E io cercherò di risolvere il problema. Benissimo. Ma che schifo, merda! Merda. Ok, immagino sia questo l'ascensore di Bassanio. Un sacco di soldi, ok. E abbiamo un nuovo diagramma, ok. Da quando l'acqua è stata inquinata, la gente del posto ha iniziato ad ammalarsi. Mal di stomaco, vomito, cose di questo tipo. In poche parole, avvelenamento d'acqua. C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? Beh, ora che me lo chiedi, sì. Phyllis sta lavorando da un po' di tempo su una antitossina. Al momento funziona per il mal di stomaco, ma Phyllis crede che per massimizzarne l'effetto serva un innesco migliore. Pensavamo alle papaie bambù. Leo, se hai un momento, trovacene un po' per i test. Credo che ci siano delle papaie bambù selvatiche nelle lande collassate. Le ho già, guarda, le ho coltivate. 10. Thank you. Grazie, queste sono di grande aiuto. È il momento di darsi da fare. A posto? The next day. Cioè, se io la rimando questa benedetta missione, come sto facendo? Se io continuo a rimandare, riceverò ogni giorno una missione da loro? Se è il momento, puoi aiutarmi a consegnare qualche medicina? Ho da fare. Certo. E a chi? Ora andiamo da Albert, che secondo me c'è il cagotto qua, a causa dell'acqua. Albert, This one Phyllis? è di Phyllis? Thanks, mate. Grazie, Seems sembra like che she ci still tenga cares ancora a about me. me. Ma allora Why has perché she mi been stai avoiding me evitando? lately? Strano. Strange. È un medico, è costretta. A pensare al tuo benessere. Gail, tieni. Ah, is this Ah, the questa è la remedy cura you're per l'avvelenamento using for d'acqua di Phyllis? Phyllis. I Ne ho really davvero need it. bisogno. Wow, Phyllis è davvero brava. A this is breve really avremo something. due I dottori in reckon we'll soon città. have two. The citizens are really enjoying the addition of the streetlights. In fact, some are even asking us. Sam. Hey kid, how come Ehi you're the one ragazzino, delivering perché sei this? tu a consegnarle? Is Adesso Phyllis too Phyllis è così busy to even occupata be da your non potermi best nemmeno friend now? incontrare? Maybe I should head Forse over dovrei for a andare a cup of trovarla tea per and una see tazza if I di can tè, help così da her out. provare ad Thanks, aiutarla. buddy. Grazie amico. A posto? No, devo parlare con Phyllis. E perché devo parlare con Phyllis? Perché tutta questa strada per niente?
Phyllis. All delivered? Hai consegnato tutto? Ben fatto, grazie. Questo è il mio ringraziamento personale per il tuo aiuto. Se c'è qualcosa che posso fare, chiedi pure. Ok. Quest'oggi, questa terrificante giornata uggiosa, proseguiamo con la missione principale. Ora mi sono accorta che ci sono questi comandi dell'ascensore. E qualcosa mi dice che anche se non c'è scritto, mi potrebbero servire. Ergo, io fin da subito direi che me lo metto a costruire in anticipo, che non si sa mai. Bene. Andiamo fino in fondo. Visto che siamo qui e ho anche la fermata, la posizioniamo a posto. Ripariamo l'ascensore. Ah, vedi che servivano? E installiamo i comandi dell'ascensore. Fatto bene a fare il motore. Adesso dovrei parlare con Arlo. Che è lì? Autobus e via. Arlo, ciao. Ottimo lavoro. Speriamo di trovare presto una soluzione per questo miscuglio verde. Ah, però. E basta così? Dal corpo civile. Catra, siamo andati a dare un'occhiata alla fonte di inquinamento. Il miscuglio proviene da una tubatura rotta che si trova all'interno di quell'edificio in cima alle cascate di Bassanio. Sospettiamo che siano coinvolte delle azioni illecite. Puoi ripararlo? Dovrebbe essere abbastanza per contenere il miscuglio. Abbiamo elencato gli oggetti necessari per riparare la tubatura, grazie. L'ultima volta, per posta, ci hanno chiesto di raccogliere dei materiali per riparare, non ricordo esattamente cosa. Andiamo a vedere. Un tubo, che è il motivo per cui l'acqua di Porzia è avvelenata, inquinata. Quindi ci chiedono... Vediamo di ricordarci. 4 lastre di acciaio, delle bacchette saldatura 5 se non sbaglio, e poi c'erano due valvole. Ok, abbiamo i materiali, quindi dovremmo andare lì. Prendiamo il DD. Buongiorno Emily, bellissima giornata.
Adoro il neve. Andiamo qui sul DD, sulla fermata vicino alla cascata, che è un bordello. Cristo. Prendiamo l'ascensore. Vediamo di aggiustare le tubature. Sapete perché dico oh oh? Perché mi fa entrare. Non è mai un bene quando mi fanno entrare per aggiustare le cose. Ciao Sam. Sei qui per riparare la tubatura? Sì. Che cosa ci fai qui? Sto indagando. Pensiamo che qualcuno l'abbia rotta intenzionalmente. Si vedono le impronte delle mani sulla tubatura. Chi mai farebbe una cosa del genere? Uno stato straniero? Non credo che Duvose si sai. Verrebbero fino a Porsche solo per rompere una tubatura. Ripariamola. Potrebbe essere pericoloso. Qualcosa mi dice che finiamo in un dungeon. A me sta bene. C'è qualcosa che non va. Dici? Che schifo. Sam? Sam? Sam! Sono qui. Che cosa è successo? Non lo so. Nessuno è mai entrato prima in questa rovina. Sembra che sia parte delle fognature. Ho un brutto presentimento. Re dei ratti, sei fegato, incontrami tre piani più in basso. Oh, mi sembra una sfida. Deve essere il furfante. Andiamo a controllare. Non dovremmo chiamare i rinforzi? Non preoccuparti, ci sono io. Ce l'hai, ragazzi. Va bene. Merda secca. Lanciaratto. Che sberle. Allora, fammi capire un attimo. Ok. No, anche questa cippa. Va bene. Io vengo da di qua. No. Io vengo da di qua. Guardate che qua c'è un passaggio. Non mi ero mica accorta. Cucù? No. Che casino.
perché farmi venire qui? Solo per cacare il cazzo? Sam, permesso. Salve. Ok, bivio. E noi proviamo uno di qua. Sinistra c'è un vicolo cieco, quindi ci andiamo subito. Ah. Bene. Poi di qua si torna dove eravamo all'inizio, che era bloccato, ok. Quindi ci rimane di qua. Funghetto. Mi hanno presa per stupida. Lì c'è l'ascensore. Proviamo ad andare di qua, vediamo se qualcosa interessante. Sì, tesoro. Questa si apre il cancello che mi ricongiunge all'entrata. Ma state fermi. Sti cagacazzi. Bene, prendiamo l'ascensore. Senza cadere giù come la scorsa volta. Oh no, aspetta. No, non siamo arrivati di qua. Sì, sto facendo la strada giusta. Inizio ad avere i miei dubbi. Sì, sì. Lingotta acciaio e carbonio, mangiamo qualcosa
questo vuol dire boss fight. Fortissimo, Sam. Scheletro animale. Quanto dura sta cosa? Santo cielo, venite fin qua. Facciamo fare Sam. Non è così che pensavo andasse. Brava. Altri lingotti. Uno. Un gatto. Spada di ferro potenziata. Oh, sono arrivati alla fine, grazie a Dio. Salve. Sei tu colui che ha eliminato il mio figliolo? È il papà del principe ratto, quello che abbiamo ucciso dentro la caverna dell'isola Umbra, quando i ratti avevano rubato tutta la monnezza degli abitanti. Sei tu dietro il miscuglio. Mi sorprende che tu l'abbia capito. È vero. Ora preparati. Quindi l'ha fatta apposta, ha rotto il tubo in modo da avvelenare Porzia, in modo che noi andassimo lì a controllare, così lui si può vendicare del figlio. E quanto intelligenti questi topi. E calmina. Che poi fai ste figure di merda, Sam. Non preoccuparti per me, resta sempre allerta, credo abbia detto. Non ho fatto in tempo a leggere. E fanculo! Allora, prima queste che rompono veramente il cazzo, porca di quella troia. Siete tutti fastidiosi però, eh? Oh, furfante, furfante. Questo sarà il l'ultimo giorno sulla terra. Ah! Cazzo si toglie. Che cazzo di attacchi fa? Fammi capire. Via. Una panzata mi ha tirato. Au. Con che raggio d'azione. E vediamo se c'è qualcosina da mangiare. No, non mi hanno droppato niente stavolta.
Pesce sciabole essiccato, mi fa un po' cagare. Ehi. No, l'ho pensata. Dai che mi manca poco, mi manca 3%. Fatto. Che tu sia maledetto. Tutto a posto, Sam. Ha dato una bella strofinata all'asfalto. Niente male, te la sei cavata bene. Ce ne andiamo via per piacere. Che sono in fin di vita. Ma figa, non l'avevo visto. Sam, tutto a posto? Hai finito di incastrarti? Questo deve essere il sistema di controllo delle tubature. Vediamo se riusciamo a interrompere il flusso del miscuglio. Ce l'hai fatta, bene. Andiamo via da qui. Non me lo faccio ripetere 2 volte. Accendi. Rimarrò qui a dare un'occhiata. Dovresti andare a dirlo al sindaco. Corro. Sindaco Gale, un ratto parlante? Deve essere una gran fiaba. Però è anche vero che ci sono tante fiabe strane sui mostri della periferia, perciò non sono tanto sorpreso. Comunque, la buona notizia è che il miscuglio è sparito, quindi grazie per il tuo lavoro. Ecco qua la tua ricompensa. Quasi quasi, se trovo Ginger in giro... magari le trovo a casa. Pensavo che potevo raccontarle di questa mia ultima avventura. È permesso? Ciao Ginger. Ho sentito da papà che hai risolto il problema delle acque inquinate con Sam. Alla fine, cosa è successo? Raccontamelo. Ti ricordi del principe dei bandi ratti? Si è scoperto un re dei ratti parlanti. Ora le ho sentite tutte. È stato spaventoso cadere nelle rovine in quel modo? Oh, e Sam sembrava così forte. Sono felice che ne sei uscito senza farti male. Rapporto più 30.